Benvenuti, seconda puntata stagionale di Orgoglio Granata. Per commentare davvero una vittoria netta del Toro di Sinisa Mihajlovic, un Toro travolgente sul Bologna, il miglior attacco del campionato con 7 gol e 2 penalti falliti e oltretutto una squadra per lo più italiana con 8 undicesimi della squadra scesa in campo, costituita appunto da giovani per lo più italiano, anche qualcuno esperto, insomma una squadra davvero di cui andare orgogliosi. Ma stasera tiene banco anche il mercato, insomma tantissimi temi. Allora vado iniziando subito a presentare gli ospiti. È tornato Alessandro Mugliari. Ciao Alessandro, grazie per noi. Ciao Ale. Al suo fianco Friola, che ci legge poi tanti, ci leggerà tanti commenti dei giocatori del mondo granata. È tornato a trovarci anche in splendida forma Armando e Andy. Buonasera a tutti. Buonasera. Nei giorni scorsi Mario Cacciato mi aveva detto: guarda che lunedì il Toro acquista un grande portiere e forse ci siamo, tra poco ne parliamo. E con noi Mario Cacciolato. Poi vado nella postazione internet, laddove c'è la splendida Chiara. Ciao Chiara, grazie secondo me anche questa sera. Ciao Ale, buonasera a tutti. Io colgo già l'occasione per dirvi come potete fare per contattarci, mandandoci una mail appunto alla nostra mail, che è orgogliogranata@grp.it, oppure scrivendoci un messaggio sulla nostra pagina Facebook, che è a nome Orgoglio Granata. Dici subito chi ha i due nomi di cui si è parlato oggi a Torino. Art e Valdifiori, come siamo messi? Direi che su Art è quasi certo l'arrivo appunto del portiere in Granata, mentre invece l'agente di Valdifiori ha detto che è poco probabile che appunto il suo assistito arrivi al Toro. Vedremo se è pre-tattica o meno. Vado anche a salutare nella postazione tattica, una postazione molto invidiata, perché laddove c'è Emiliano, vicino c'è Paloma, qui diamo ovviamente il benvenuto a tutte e due, più Paloma ovviamente che a Emiliano, ma ovviamente anche Emiliano. Grazie per essere con noi. Ciao Alessandro e buonasera a tutti. Da poco Emiliano. Poi vado anche a salutare una splendida platea costituita da donne, più Agostino, ma va bene lo stesso, insomma, complimenti alle donne, ma le salutiamo dopo. Allora vado da Emiliano, perché ha cambiato molto Sinisa Mihajlovic dalla partita col Milan. Ha cambiato innanzitutto i due centrocampisti, ossia non c'erano Acqua e Obi dall'inizio, bensì Baselli e Benassi. Ha cambiato anche i centrali difensivi rispetto a San Siro, Rossettini e Moretti in panchina, spazio a Castan e Bovo. Ha giocato anche gli Aic come contro il Milan, solo però per mezzo tempo. Allora, primo lo schieramento di Sinisa Mihajlovic, Emiliano. Di cambiamenti domenica rispetto alla partita con il Milan, da segnalare la nuova coppia difensiva di centrali, Castan da una parte e naturalmente Bovo dall'altra. Si sono comportati molto bene, soprattutto Castan su destro si è dimostrato essere un giocatore pronto per giocare tutti i 90 minuti. Grandi novità a centrocampo, i due interni sono stati sostituiti da Benassi e Baselli, e con sempre Vives centrale, così come era partito con lo schieramento del Milan. E di questo rispetto alla sera ho bocciato tra virgolette Martinez, perché ha giocato dall'inizio Iago Falchi, ma poi Martinez è entrato, è stato forse uno dei migliori in campo. Uno dei migliori in campo, e fammi dire Alessandro, il migliore in campo per me è stato Giuseppe Vives, che nonostante sì, la veneranda età di 36 anni si è dimostrato un giocatore con una personalità ancora molto 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 importante e utile alla causa granata. È entrato in tantissimi dei gol del Toro, con degli imbecchi e dei lanci in profondità che hanno permesso ai giocatori di essere in superiorità numerica davanti. Martinez ha fatto una bellissima partita, si è comportato bene, è entrato subito in campo con un piglio, col piglio giusto. Evidentemente Mihajlovic in settimana l'ha addestrato in tal senso, è rientrato molto a recuperare molti palloni e poi soprattutto si è dimostrato un giocatore che comunque ha la possibilità di far gol quando è chiamato in causa. Quindi è buona, anzi ottima la prima, quella di Sinisa Mihajlovic allo Stadio Olimpico Grande di Torino. In realtà c'era stato già un rotondo successo in Coppa Italia 4-1 su Povercelli. Mi ricordo di Mihajlovic delle sconfitte 1-5 allo Stadio
grande Torino, 1-5 quando allenava il Bologna con la Juventus, 1-5 quando allenava la Sampdoria contro il Torino, segnò anche l'unico gol Granata a Maui, e stavolta invece ha vinto 5-1. Ma ti chiedo, Alessandro Mugliari, com'è possibile che il Torino in un'estate sia passata dal tiki-taka nella propria metà campo di Ventura, gioco lezioso, lento, a una squadra così arrembante, forse anche lunga, per certi versi in campo, ma una squadra votata all'attacco, insomma, che ha scatenato l'entusiasmo allo stadio. Beh, si vede dalle parole che Ventura ti stava proprio simpatico, eh. già lo sapevamo, però. No, com'è possibile? Secondo me dipende dal cambio di modulo e ovviamente dall'atteggiamento diverso che l'allenatore ha dato. Una cosa, mio papà, quando è andato a vedere l'amichevole a Lisbona, aveva notato, io sinceramente no, anche perché stavo facendo anche un po' altro mentre c'era la partita all'inizio, soprattutto che Padelli, che ha giocato lui, nel secondo tempo della partita, a differenza del Torre di Ventura, quella era praticamente la prima uscita stagionale quasi, non, appena aveva palla praticamente la tirava su e non c'era più il giro palla costante della difesa, quindi questa è la prima cosa che è cambiata rispetto allo scorso anno. Poi la linea di centrocampo che è diversa, e poi l'atteggiamento, che quindi è sicuro. Io non credo che, non è che Ventura è sbagliato, Mialucci giusto, è un modo diverso di intendere il calcio. Ecco, consentitemi un po' la beffa di Padelli, che ieri ha disputato l'ultima partita in Granata, è stato spesso beccato dal pubblico Granata per i suoi interventi di piede, di interventi che lo fa spesso con Ventura, e viene sostituito in Granata praticamente certo da Joe Hart, che Guardiola ha mandato via dal Manchester City proprio perché inadatto al gioco coi piedi, insomma una legge del contrappasso per Padelli. Speriamo che sia inadatto solo con i piedi, non anche con le mani, però spero di no. A me i portieri stranieri che poi vengono scartati da altre squadre, che lasciano un po' perplessi, però non condanniamolo in partenza, è sicuramente un nome grosso. Sono sicuro che entro serata chiami dall'ufficialità di Joe Hart, portiere inglese in Granata, ne parlava poco Friola. Una cosa è cambiata molto tra Mialovic e Ventura, è che Mialovic parla sempre, parla spesso, alla vigilia parla lui più due giocatori, nella fattispecie capitano, vice capitano, Vive Semoretti. Importante anche quello che dice e come dice Mialovic. Sabato alla vigilia cosa aveva detto? Alla vigilia di Toro Bologna Mialovic aveva detto: Maximovic ce l'ho più sentito? No, per me è morto. Per me è morto, ecco già, morto. Grandissimo, ciao. Per me è morto, grande, grande Sinisa. Rende l'idea. Sì, decisamente. Belotti si è meritato la convocazione in nazionale, è completo ma ancora grandi margini di miglioramento, e credo che nel Toro ci siano anche altri giocatori che possono andare in nazionale. Io, per come sono fatto, non sarei venuto al Torino per salvarmi e basta. Sono venuto al Torino perché è una società ambiziosa che vuole raggiungere obiettivi importanti. Io voglio andare in Europa, già quest'anno ci proveremo, è uno dei suoi obiettivi. Ecco, perché ovviamente ha fatto questo intervento Mialovic, perché in conferenza a Vives è stato chiesto quale fosse l'obiettivo stagionale, forse Vives è abituato da tanti anni in convento, ha detto che l'obiettivo è la salvezza. Mialovic è intervenuto: no, io non sono venuto qui per la salvezza, sono venuto per giocare per l'Europa, anche se ha detto manca qualche tassello, vedremo se in questi 48 ore sarà risolto. Beh, certo, la mentalità vincente di Sinisa Mialovic è questa, la grande differenza, magari squadra incompleta, ma veramente una squadra che ricorda soprattutto il Toro anni 70. No, è una metamorfosi totale rispetto al gioco precedente, si vede soprattutto anche nei calcio d'angolo. C'erano dei calcio d'angolo che avevamo tutta la squadra addirittura nell'area avversa, poi i difensori a turno, non sempre gli stessi, ritornavano indietro per non dare punti di riferimento ai difensori. Cioè è una squadra propensa all'attacco, e si vede perché siamo l'attacco più prolifico del campionato, con due penalti sbagliati, dottor. Ecco, questo già è un'altra cosa, ma non vedo Baselli. Gli Aic, che ha giocato due mezzi tempi. Ecco, gli Aic è un grande, grande, grande acquisto. Sì. Ti chiedo, Mario Cacciolato, insomma, un commento su questo Toro che, non ci sono tanti abbonati, 11.189, ma aumenteranno, penso, questi giorni. Io non sono abituato, come ha detto adesso Sinisa, lui è abituato a dire fortemente sei morto. Io invece normalmente dico, quando una persona non mi va, con me è chiuso, no? Invece dico anch'io, chiuso, per me è morto. Chiuso vuol dire che vuol dire che sei morto, per me non esisti più, no? Però vorrei che cercassimo quest'anno, io per primo, no, vorrei tu anche in prima linea,
che saresti il conduttore, no? Cerchiamo di lasciare in santa pace l'allenatore Ventura. Ventura è stato 5 anni. Il CT Ventura è stato 5 anni a Torino, ha fatto il suo dovere, ha dato tanto al Toro. Oggi è l'allenatore della nazionale, ha portato Belotti in nazionale, ne porterà altri. Sì, vabbè, ma non stiamo parlando di Ventura, dai. L'avete cominciato voi. Con l'Italia, sarà elogiato, se non vince incomincia a vincere in Israele con la Spagna. E poi vediamo, dai. Che non ci sono. Appunto, non c'è, basta Ventura. Io già ho voluto chiarificare bene una cosa. Devi essere contento. Chiarificare una cosa. Secondo, no, è la prima partita che si gioca con il nuovo modulo, perché si capisce qualcosa di calcio e capisce qualcosa come gioca il Torino adesso. Vabbè, divagando, vado Emiliano, poi torniamo sul tema. La domanda è: sei contento del tuo offensivo? Sei contento di come gioca l'attacco? Perché ha dato a me quello che mi interessa, che la squadra deve ancora esercitare veramente il modulo che gli sta insegnando l'allenatore. Però questa squadra ha veramente le idee chiare, che soffre e suda la maglia granata, è quello che mi interessa fino all'ultimo minuto. L'ha dimostrato ieri, che era, vincevamo 4-5-0 e lui diceva no, dovete attaccare, bisogna fare come fa il Bayern, no? Che non molla mai, più ne facciamo meglio ego. C'è volata questa parte, allora vado in zona Paloma. Ciao Paloma. Noi ci vediamo tra poco, non cambiate canale. Bentornati a Orgoglio Granata, seconda parte. Vadi stavolta in zona chiara, perché voglio sentire bene, ci ha dato quella notizia un po' nefasta inizio puntata, ossia che si sta complicando la pista che conduce a Val di Fiori, il regista tanto atteso. Vives sta facendo un eccellente inizio di campionato, Taxidis è ai margini delle scelte di Sinisa Mihajlovic. Allora ti chiedo se per Val di Fiori ci sono speranze, che è successo oggi? È successo che ha parlato appunto il suo agente e ha detto: credo che Val di Fiori alla fine non andrà al Torino. L'operazione con il Napoli sarebbe comunque slegata da quella di Maximovic, per Mirko comunque il Toro non avrebbe accontentato determinati parametri. Quindi a quanto pare non arriverà. Sì, beh, vediamo se magari è una poi tattica per poi ottenere qualcosa in più per il suo assistito. È ovviamente slegato l'operazione Maximovic-Val di Fiori, perché ricordiamo che Maximovic è costato al Torino appena 3 milioni, grande operazione del direttore sportivo Petrarchi. Se lo vendi a 28 fai una bella plusvalenza da 25 milioni. E poi Val di Fiori sarebbe forse anche in prestito. L'alternativa di Val di Fiori sarebbe rimanere a Napoli a fare panchina o altre... Guarda, c'è una pista che ve la svegliamo dopo magari, si parla di un fantasista, un trequartista. Comunque a proposito di Val di Fiori e Vives, mi volevo accodare a quello che ha detto Emiliano, perché anche l'anno scorso l'avevo detto, ma anch'io sono particolarmente affezionato a Vives. Vuoi per una questione un po' anagrafica, perché a me vedere i giocatori quasi della mia età mi fa un po' specie, mentre Vives è un po' anzianotte. Poi perché è uno che dà l'anima. Sì, giovanissimo, capisco che all'età di Emiliano, quindi ha fatto una faccia un po'. Però lui è uno che dà l'anima, mentre dai tifosi non è tanto considerato. Vado da Osanna, anzi in tutta questa platea femminile. Osanna, insomma, le emozioni allo stadio per questa partita, devo dirti, non tantissima gente allo stadio, dicevamo il dato degli abbonati pochi, 11.189, ma è ancora aperta la campagna abbonamenti. Sono convinto che per le prossime partite casalinghe ce ne saranno molti di più. Non pienissima, ma la maratona stupenda, un tifo eccezionale. L'unione di tutte le tifoserie più calde al secondo anello, secondo me, sta producendo un effetto bellissimo, perché c'è veramente un'unione del tifo, per cui la maratona è veramente una maratona, stiamo ritornando al numero 12. Poi in estate ci sono sempre tante belle donne allo stadio, poi in inverno, ma quando ce ne sono un po' di meno. Tu ne hai portata una che promette molto bene, bellissima. Ieri per la prima volta Vasilic è venuta allo stadio. Allora, quali sono le tue emozioni? Complimenti anzitutto. Dici, andrai spesso allo stadio, sei divertita, dimmi questo. Sì, sei divertita, quindi tornerai allo stadio. Sono due però, mi raccomando. Chi ti è piaciuto di più? Chi è il giocatore che ti è piaciuto di più?
Fatti suggerire, va anche bene, concesso. Vabbè, ce lo dici dopo, dai. No, passiamo. Beh, momento. Ha detto Belotti. Beh, ha detto Belotti, beh, mi sembra giusto. Continuiamo il giro, poi Meiana ci parla dopo l'iniziativa benefica. Simonetta. Bella, la prima. Anche tu allo stadio, sì, assolutamente sì. Beh, mi è piaciuto molto questo spirito, questa grinta che hanno dimostrato. E me lo aspettavo, con Mihajlovic. Comunque, speriamo di continuare così. Agostino, intervento a te sulla partita, subito a casa. Diciamo, sono stato molto soddisfatto della partita, volevo ringraziare tutta la squadra. Ha giocato con grande cuore, grinta, trasmessa da Mihajlovic. Voglio dire complimenti a Gallo Belotti che... Ecco, però Agostino, ovviamente, sento tanto entusiasmo oggi, giustamente, perché il Toro ha vinto 5-1, ha giocato benissimo. Però sentivo anche qualche tifoso che diceva, io è uscito dallo stadio, ma speriamo che non ci sia troppo entusiasmo, perché manca poco alla fine del mercato e serve ancora qualcuno. Ecco, la squadra va bene, ma manca qualche tassello, no? Condividi? Sì, sto leggendo con molto piacere in questi giorni sul web che sembra che forse al Toro debba arrivare il portiere inglese Joe Hart, ti piace? Numero uno della nazionale inglese, Joe Hart, sembra quasi un sogno, magari sì. Diventerà realtà. Padelli e Gomis hanno avuto un po' di problemi, insomma. Ecco, questo è Joe Hart, ricordiamo la storia di Joe Hart. Speriamo, che... e poi vorrei un regista, spero ancora che arrivi al Toro un regista. Valdifioi. E poi forse un difensore. Volevo fare i complimenti a Iago Falchi e anche a Castan. In bocca al lupo a Castan. Ecco, bravo Castan, che ha avuto auguri di buona salute. Sì, sì, Castan che mi sembra si sia posto benissimo. Allora, il regista, che in realtà sarebbe un trequartista che poteva provare in Granata, è un giocatore che è ai margini della Juventus, che sarebbe il Profeta Hernanes, che potrebbe essere un colpo a sorpresa di grande qualità. Cosa ne pensi, Alessandro? No, non credo che verrà a Torino, sinceramente. Poi l'acquisto sarebbe ovvio. Cioè, pensate, un attacco col Profeta Hernanes, Belotti e gli altri. Bene te, è lui un trequartista, non è un regista. Tra l'altro è il trequartista all'origine dell'equivoco tattico che ha portato la Juventus lo scorso anno ad arrancare e a farci sognare fino a novembre. Poi il sogno è finito in fretta, però insomma. Ecco, vado in zona Emiliano, continuiamo questa analisi tattica. Beh, certo, in quel caso arrivasse Hernanes, vedremo un Torino col trequartista e due attaccanti, nella fattispecie Belotti e gli Aici, anche se gli Aici vedremo poi gli infortuni, anzi poi magari ci dice qualcosa chi ha dal sito torinofc.it. Vediamo come potrebbe giocare il Torino, anzi vediamo come ha giocato dopo l'uscita di Aic ieri al 25esimo. Ma intanto che Hernanes faccia il profeta in patria alla Juventus, rimanga tranquillamente lì, sì. Spero non sia un giocatore che, ma a parte il fatto che non credo potesse mai arrivare un giocatore così al Torino, il regista che serve... Ma la Juventus paga un po' di ingaggio, insomma, cioè, volendo... Non mi piace pensare di avere uno scarto della squadra di Venaria in campo titolare al Torino, questo non lo sopporterei, però voglio dire, le vie del mercato sono infinite, quello che è importante è che arrivi questo regista e giochi sulla falsa riga di quello che della prestazione di Giuseppe Vives di ieri. Giuseppe Vives ha interpretato perfettamente il ruolo che serve in questo momento al Torino. Indubbiamente la pista Valdifiori, secondo me, andrà in porto tranquillamente, sarà slegata dall'affare Maximovic per una pura questione, una mera questione di bilancio, di plusvalenze legate al bilancio, e stanno in queste ore stanno tirando un pochettino la corda un po' tutti, ma l'arrivo della fine del mercato di mercoledì sera stringerà i tempi. Allora, ipotesi maliziosa, ma è maliziosa e quindi il presidente mi perdonerà perché sa che ne parliamo sempre bene, però in effetti se il Torino riuscisse a piazzare Maximovic per 28 milioni al Napoli e poi c'è il Sassuolo che insegue Zappacosta, lì potrebbe valere 7-8 milioni, insomma il Toro potrebbe incassare 35 milioni da questa operazione nelle ultime 48 di mercato, prende Hart in prestito, Valdifiori in prestito, i tifosi sono contenti e Cairo ha incassato 38 milioni. Ricorda un po' l'operazione Immobile di gennaio, preso in prestito con i 300 tifosi a caselle che si erano dimenticati
che era sull'aereo con, Messia, con esatto. Alessandro Moggi il giorno di Torino, la settimana di Torino-Parma, no, Ale, è così. E è un po' un leitmotiv a cui siamo abituati in questi anni, francamente. Lo scorso anno è stata... lo scorso anno è stata un'eccezione, ma gli anni precedenti ci dimentichiamo Cerci, venduto il 31 agosto, che si sapeva da sei anni che andava via, rimpiazzato con Amauri, quindi purtroppo gli è sempre andata bene questo giochino a Cairo, anche grazie a Ventura, va riconosciuto, e vediamo ora come andrà. Di certo è evidente, ma a me non dà fastidio il discorso che hai fatto tu, che lui mette in tasca 30, 20, no, non è 40 mette in milioni. Tasca, mette a disposizione. Sì, okay. A me non dà fastidio quello, perché comunque se non ti sa fare, poi non è che devi per forza reinvestire tutto. Mi dà fastidio che non c'è programmazione in questo senso. Perché tu non puoi, perché parliamoci chiaro, Maximovic, Peres, compagnia bella. Si sapeva, magari Maximovic con l'arrivo di Mihajlovic forse non andava più via, ma Peres lo sapevamo da marzo che andava via. Perché bisogna ridurci il 28 agosto? No, perché in realtà Cario porta sempre dire, ma io ho venduto soltanto... Allora, l'anno scorso il Torino ha venduto solo Darmian, ha tenuto Glick, Bruno Pese e Maximovic, magari promettendo di venderli quest'anno, cosa che è avvenuta. E ha però preso Baselli, Zappacosta, ha riscattato Benasso, ha fatto un mercato sontuoso. Belotti. Quest'anno Cario può dire, ma io ho venduto soltanto Glick, poi Bruno Pesa ha voluto Mialic mandarlo via perché non era adatto al modulo, alla difesa 4, Massimo ci ha fatto casino finché è andato, quindi io cosa posso farci? Però alla fine, se facciamo più un calcolo, se Massimo viene venduto a 28 milioni, Darmian 20, Peres 15 il prossimo anno, Glick 12 fanno 75 milioni e per rimpiazzarli il Torino ha preso Aieti e Castan in prestito, ne ha spesi due parossettini, ecco la bellissima grafica, ne ha spesi due parossettini, ne aveva spesi due o quattro per Avelar, quattro per Zappacosta che e magari per però cioè alla fine sono 12 milioni spesi, aggiungiamoci anche gli introiti degli poi, sponsor e delle edizioni. No, questa per la difesa, poi no, ovviamente capisci, li ha investiti in Belotti e gli altri sono stati 17 comunque, milioni in due. Però voglio sì, per quanto riguarda la bilancia, come si dice, la bilancia commerciale, aspettiamo della difesa stiamo parlando. Aspettiamo il 31 agosto che può sempre. Però al di là dei soldi attivo passivo che bisogna aspettare alla fine del mercato, quello che io contesto è che si arriva sempre, a parte lo scorso anno, sempre all'ultimo minuto ed è questa una cosa oggettiva che testimonia non la volontà di fare passi avanti, ma di mantenerci a questo solito livello, che per carità è un livello sicuramente più alto degli ultimi anni passati, però è evidente perché che Ventura gli altri anni parlava di alzare l'asticella, non si alza così. Ventura voleva la squadra già dal primo giorno di ritiro, invece Sinisa ha avuto pazienza, così come l'ha avuta Paloma in questo blocco, e adesso tocca ovviamente alla bellissima Paloma. Noi ci arriviamo tra pochissimo con tante altre sorprese, rimanete con noi. Pubblicità cortissima in questa puntata estiva di Orgoglio Granata per commentare ovviamente il 5-1 del Toro, direi benissimo la squadra, benissimo Mihajlovic, aspettiamo però di poter dire benissimo anche la società perché gli ultimi giorni di mercato sono importantissimi, aspettiamo la chiara notizia sull'ufficialità di Joe Hart, il portiere del Manchester City, messo ai margini di Guardiola, varrebbe eventualmente in prestito, è una trattativa molto avviata, il problema è ovviamente il nodo dell'ingaggio perché Hart guadagna 3.800.000. Si accontenterebbe di qualcosina di meno, il City dovrebbe pagare almeno la metà, però credo che il Torino non possa dargli più di 1,5 milioni. Ti chiedo Mario Carcellato cosa ne pensi della questione portieri, calcolando che noi pensavamo fosse l'occasione di Gomis, ma si è bruciato con le incertezze in amichevole con il Renate a Lisbona col Benfica e mi sembra anche contro l'Ingolstadt. Padelli non è mai piaciuto troppo a Sinisa Mihajlovic e Icciazzo sembra destinato ad andare al Bari. Allora, prima di tutto Alfred non è bruciato, questo te lo garantisco io. Alfred non andrà quindi via. Quindi resterà come secondo? Alfred non andrà via. Quindi va via resterà Padelli? Ti dico quello, non ti posso dire tutto quello che dovrei dirti. Dillo agli amici a casa, tu lo sai che ogni tanto ti faccio certe confidenze, però poi ne parleremo domani, ne vedrai
vedrai qualcosa Gomis di più. Gomis resta perché non è bruciato, è solo che questo ragazzino ha cominciato veramente da bambino a giocare nel Torino, sì, e ha giocato nell'Avellino, nel Crotone, nel Cesena, e al primo impatto con questa maglia granata ha patito, quindi allora lui voleva farlo partire titolare, però non è Donnarumma è un po', sì, ha avuto. Comunque arriva questo grande portiere che tu se ne parla, arriverà questo grande portiere, questo, sì, portiere si toglie 800.000 dall'ingaggio. Quindi 3 milioni. 3 vanno. Milioni, 1,5 milioni lo pagherà chi di dovere, l'altro 1,5 milioni lo pagherà la squadra inglese. Ecco. Inglese. Allora Padelli, diciamo che sì, commenti di Joe Hart, poi magari su trovo.it il nostro riferimento ce li legge da poco chiaro. Ti posso anche dire, noi stiamo parlando, io sono sempre anche uno che critica molto che non si spende i soldi, no? Arriva i soldi, non si spendono, dicendo. Ti posso anche dire che qualcuno mi ha detto, se io in questo momento qua avessi anche 50 milioni di euro disponibili per cercare un difensore o un centrocampista, costa talmente tanti soldi, non tanto per comprarlo ma poi nell'ingaggio, certo, e quindi noi non siamo in grado di poterlo fare. Ha un senso, Armanno, dare 1,5 milioni di ingaggio a Joe Hart, portiere in prestito del City, al Arsenal inglese, agli europei qualche incertezza ha avuto, però è un portiere di grande esperienza internazionale. Ricordiamo, Attilio Lombardo era l'assistente di Mancini, quindi conosce bene Joe Hart, Attilio Lombardo vice di Sinisa Mihajlovic, cioè poi ovviamente Mancini e Mihajlovic sono amicissimi, hanno giocato insieme nella Lazio, Sinisa è stato il vice di Mancini tanti anni all'Inter, e quindi ovviamente se Hart ha chiesto l'opinione a Mancini, Mancini ha parlato benissimo di Sinisa Mihajlovic. Allora, innanzitutto per me il portiere è paragonabile a un bomber, perché molto spesso il portiere, e vediamo in certi grandi club che raggiungono grandi risultati, dietro hanno una certezza, un grandissimo portiere che ogni volta che tocca la palla giusta ha fatto un gol a favore della propria squadra, perché ha fatto il miracolo. Purtroppo Padelli ha fatto alcuni miracoli, ma non troppi, e ha fatto alcune papere più dei miracoli, quindi non dava sicurezza in difesa, il pubblico ogni volta che tocca la palla gli viene un po' il Parkinson, perché comunque tremano nel vederlo, quindi effettivamente la sostituzione è necessaria. Avere un portiere a questi livelli, se mantiene, perché se questi qui l'hanno mandato via, qualche motivo no, ci sarà. No, Guardiola non gli piace, no, perché non usa bene i piedi. Poi ha preso Bravo dal Barcellona, e c'è anche il grande Willy Caballero nel City, sì, che è ex portiere del Malaga, e quindi ha due portieri di livello. Joe Hart non sa usare i piedi, con Guardiola invece deve usarli molto. Speriamo che sia solo quello, perché io lo trovo tanto il pretesto, questo non usa bene i piedi, lo mando via, magari ci sono delle idiosincrasie tra allenatore e calciatore e tutto il resto, perché penso che ormai oggi tutti i portieri sappiano più o meno usare i piedi, perché il nuovo calcio è comunque basato sull'uscita, è un portiere che ha fatto nazionale. È comunque il portiere nazionale inglese, insomma, anche se ripetiamo. Dovrebbe essere, io sono dell'idea che se questo portiere, premetto con un minimo di sé, si dimostra veramente un grande portiere. Cioè non è solo una mossa mediatica. Io lo ritengo un ottimo acquisto, perché un gran portiere è una sicurezza ed è importantissimo. La Friola ha parlato, presidente Caio, nei giorni scorsi c'è stato anche il Memorial Mamma Caio, giunto alla quarta edizione, che ha visto il Torino Primavera insieme con Milan e Inter Juve, ancora non benissimo, il Torino non l'ha ancora vinto, anzi è arrivato quarto anche quest'anno, però il presidente ha parlato di mercato, sentiamo cosa ha detto e poi commentiamo. Ha lasciato una dichiarazione dicendo: abbiamo speso in questa sessione di mercato 20 milioni, sia per giocatori già pronti che per giovani su cui puntiamo per il futuro. Kučka non ci interessa, non è un nostro obiettivo di mercato, e Baselli resta con noi, ha garantito il presidente Granata. Cairo, con molta onestà, ha anche spiegato: Maksimović invece potrebbe partire e Vida non arriverà perché per la Dinamo Kiev è incedibile. Ecco, è incedibile Vida, di cui ci aveva parlato Emiliano la scorsa settimana, perché la Dinamo Kiev ha già venduto l'altro centrale e non può smembrare l'intero pacchetto difensore centrale. È un problema che al Torino non ci siamo posti, visto che sono andati via entrambi. Ecco, Kučka, però noi pensavamo fosse un pupillo, di Mihajlović, invece pare di no, da quello del tuo presidente. Magari non vuole venire, non lo so, perché comunque Kučka per Sokormaci è una pista chiusa, ecco. Però se veniva non andavamo via. I commenti su Joe Hart mi interessa, perché allora ieri sembrava, l'ha scritto Tutto Sport e sapevamo che era una notizia attendibile. Qualche tifoso si è un po' stupito, ma
Petrarchi ieri l'ha anche ammesso pubblicamente prima di Toro Bologna, è una pista davvero molto concreta quella che porta a Joe Hart, portiere del Manchester City, oggi è il terzo, ma portiere per molti anni del City e del Nazionale Inglese. I tifosi sono contenti o no, Chiara? No, i tifosi sono contenti, leggerei due commenti. Sì. Uno dice, certo, meglio di Padelli sicuro, ma il prossimo anno siamo con lo stesso problema. Vai. E un altro che dice, magari arrivasse bel portiere, parate clamorose, coraggiosissimo e grande personalità, che lo porta allo sbaglio vistoso. Ricordate le papere di Marchegiani? Ma quanto era forte? Lo dico per chi lo critica in riferimento agli svarioni e faccio una supplica, se mai dovesse arrivare, a chi ha scritto che Hart non gli piace. Per carità, non iniziate il tormentone ogni minima incertezza o eventuali topiche, solo per poter confermare che ci capite e che voi l'avete detto, che tristezza. Si tifa la maglia e chi la indossa si incita fino sì. a che l'impegno è massimo. Sì, se non è un po' più sintetica magari, sì, no, ci sono tanti commenti. È contento. Insomma, no, beh, ovviamente va sostenuto come tutti. Certo, Padelli è anche una situazione difficile, e ha spesso fischiato, non sembra che Padelli abbia fatto così male come sostengono alcuni tifosi, e poi aveva il problema che doveva spesso giocare coi piedi gli scorsi anni. Allora se a questo punto qua ieri si è pronunciato Petrarchi in conferenza stampa, sì, ha detto quella partita, stiamo lavorando per giocare, se non succede niente nelle ultime sì, due ore, il rischio è che dalle 10 a mezzanotte domani lo vedrai, ecco, Padelli ha chiuso. E l'altro rischio appunto è che ci sia un'altra squadra inglese tipo il Sunderland, che l'hanno richiesto, il Torino comunque non può pagare quell'ingaggio a Joe Hart, deve il City pagarne almeno la metà, se il Sunderland si offrisse di pagarlo interamente è ovvio che non c'è competizione. Emiliano, poi vado. Intanto volevo rispondere all'amico a casa che ha detto che il prossimo anno saremo punta capo. Secondo me non è vero, perché una stagione per Alfred Gomis come secondo alle spalle, in prima squadra e alle spalle di un portiere, di un grandissimo portiere come Joe Hart, con un'esperienza internazionale molto importante, fatta di tantissime presenze nelle competizioni europee, titolare della nazionale inglese, non dimentichiamo che il fatto che venga e prenda in considerazione il Torino è legato anche al fatto che deve riconquistare e mantenere la maglia nazionale inglese. È un giocatore che si è sposato tra l'altro con la sua compagna a Firenze, conosce molto bene l'Italia. Quindi per me Alfred Gomis, non all'ombra, ma comunque insieme, durante la settimana, durante le fasi di allenamento, con un grande portiere, non potrà che trarre aggiornamento. E il prossimo anno, se naturalmente non venisse confermato, perché non verrà confermato. Belotti, grande protagonista, l'aveva scatenato, pensate, 4 gol e potevano essere 6. Belotti, ecco, penso che il grande merito del popolo granata sia stato questo. L'anno scorso Belotti è arrivato come l'acquisto più costoso della gestione Caio, costato quasi 8 milioni. Ed era osannato il tifosi granata anche nel girone d'andata. Ricordate che nel girone d'andata Belotti ha fatto soltanto un gol al Bologna, prese palla e ovviamente superò tutta la difesa bolognese, segnò il gol dell'1-0. Poi in realtà per le statistiche sono due gol nel girone d'andata, perché segnò anche a Sassuolo, ma è una partita che è stata inviata per nebbia, quindi si giocò dopo, e poi il pubblico lo sosteneva. Poi forse liberatosi da un compagno di reparto non mobilissimo come Quagliarella, è arrivato immobile, Belotti si è sbloccato, non si ferma più, fa gol da attaccanti veri, anzi forse rischio Alessandro, e che diventerà troppo bravo per stare al Torino tutta la vita, però certo che è un attaccante che si merita ampiamente nazionale, e forse meritava già una chance agli europei da parte di mister Conte. Ma la chance agli europei non lo so, comunque il gruppo degli europei era già consolidato, mentre per il futuro sicuramente avrà delle possibilità. Sul fatto di rimanere al Torino in eterno, sinceramente credo che questa ipotesi non sia mai esistita. Volevo però, per quanto riguarda Belotti, una cosa che in pochi hanno sottolineato, la grandezza di aver fatto 3 gol dopo aver sbagliato il rigore a San Siro al 96esimo, una cosa che psicologicamente poteva pesare, sì. Mentre nel suo caso non ha pesato per niente, anzi ha voluto tirare anche le... su 4-1, insomma, non no, è però comunque non è no, ma al di là del rigore ha giocato molto bene, non ha pagato, mentre altri attaccanti, soprattutto giovani come lui, che hanno avuto un lungo periodo di stop, come appunto hai detto l'anno scorso, sì. Poteva pesare psicologicamente, mentre io proprio l'ho visto in area a dominare, quindi mi ha fatto sottolineo i tifosi, solitamente un attaccante che non segna viene contestato, viene fischiato, invece è sempre stato sostenuto, fondamentale. Mi ricollego anche a quello
che diceva l'amico di Toro.it, è importante, se dovesse arrivare Joe Hart o qualsiasi portiere, è importante coccolarlo come abbiamo coccolato Belotti, perché la psicologia per i giocatori, soprattutto i bomber e i portieri, in questi due ruoli è fondamentale. Ma adesso andiamo nella leggendaria zona Paloma, allora. Torniamo tra qualche istante, rimanete sintonizzati. Quarta parte di Orgoglio Granata, bentornati. Ovviamente è una puntata che passa dal commento sulla netta, bellissima vittoria sul Bologna, ripetiamo il turno al miglior attacco della Serie A, cosa che non accadeva penso da decenni, e dai tempi di Pulici e Graziani forse, Alessandro, poi indagheremo, e soprattutto 8 giocatori su 11 italiani, una bella soddisfazione in un calcio italiano insomma che ha tantissimi stranieri, ma hanno fatto l'esempio dell'Atalanta, Atalanta una volta era un grandissimo vivaio di giocatori italiani, andate adesso a Zingonia, tutti i giocatori atalantini sono africani, quindi voglio dire, davvero un onore avere tanti italiani, forse Ventura se ne è scordato qualcuno in queste convocazioni, ha chiamato molti ventini, molti milanisti e soltanto una granata. Chiedo da Rosanna, tifosi, insomma, vabbè, Belotti era già l'idolo quando non segnava, figuriamoci adesso, soprattutto piace perché lotta, uno generoso, mi ricorda molto Ciccio Graziani per come aiuta i compagni, ma è uno che segna davvero dei gol da grande bomber. Sicuramente sì, sicuramente ottimi gli assist di De Silvestri, che secondo me si è rivelato un altro ottimo acquisto. E riguardo ai tifosi che hanno supportato Belotti, basta ricordare quando Belotti ha sbagliato il rigore dalla maratona, poi magari anche dalla primavera, che purtroppo in maratona non sentiamo i tifosi della primavera e viceversa. Comunque perché c'è stato veramente... Perché non si sente in questo stadio, distante? Non si sente l'acustica? Il tifo della curva opposta, quindi... dico, io parlo della maratona perché sono lì, ma non voglio nemmeno non parlare della primavera perché anche lì ci sono tantissimi tifosi. Comunque c'è stato un supporto notevole dopo il rigore sbagliato e è evidente il fatto che nonostante questo dopo Belotti ha ancora fatto il suo terzo gol. Sì, ormai ne fa veramente tanti, peccato, poteva avere 6 gol dopo 2 partite, il giorno poteva anche avere un punto in più, poi vediamo la classifica. E poi non vorrei dire, ma visto che io in genere ero l'unica che parlava bene di Martinez. È vero, ho pensato a te. Allora dici cosa è successo a Martinez, tu che... Secondo me Martinez ha sentito la fiducia, la fiducia che Mihajlović poteva dargli, e questo gli ha dato, ovviamente ha avuto più continuità nel giocare, e ieri era nel posto giusto nel momento giusto. Vado dal nostro tattico Emiliano. Bene, in effetti Martinez poi ha giocato sia a sinistra che a destra, appena entrato in campo ha cercato il gol con un gran tiro dalla distanza. Certo che il modulo offensivo di Sinisa Mihajlović aiuta Martinez più di quanto accadesse l'anno scorso con il modulo di Ventura, e abbiamo spiegato anche Belotti in genere andata non segnava anche perché c'avevi Quagliarella che stava in mezzo e Belotti lo fa il suo giù per tutto il forte offensivo, e quindi era meno lucido, no? È giusta questa analisi? Assolutamente sì, Ale. Il 4-3-3 stimola soprattutto negli esterni quei tipi di giocatori come sono Martinez, che sono brevi linei, così come Iago Falchi dall'altra parte, naturalmente, non dimentichiamolo, è rientrato, sì. È entrato solo per la prima volta ieri, ha fatto il suo compito, sicuramente farà meglio. I giocatori come Martinez sono avvantaggiati da questo modulo perché nel momento in cui si crea ampiezza di gioco puntano il difensore avversario, creano superiorità numerica. Un giocatore come Martinez doveva solamente trovare, secondo me, e la troverà, quella tranquillità che gli permetterà, nel momento in cui crea, perché lui crea tantissime occasioni da gol, di buttarla dentro, che è quello che deve fare, che è quello che mancava. E come lo si costruisce con la fiducia. Quello che ha detto Rosanna è giusto, perché un giocatore, soprattutto un giocatore che viene da un campionato diverso dal nostro, ha bisogno di fiducia. E poi parlare di Gallo non si può dire nulla. Sì. A me ricorda Ferrante,
Ecco. A me ricorda Ferrante per tanti motivi. E come Ferrante, una grande caratteristica, fa ammonire spesso i difensori avversari. I due bolognesi l'ha fermato a metà campo, erano disperati. Manca di procurarsi 13 rigori in un anno. Per qualcuno se ne può sta cominciando, poi magari non li segna, ma già 2-2 in due partite non è male. Vado da Chiara e poi da Mario. Sì, leggerei un commento sempre sulla questione Hart. E sembrerebbe anche che il Manchester City abbia dato l'ok per far venire il giocatore al Torino. Cioè, vedete che a pagare metà dell'ingaggio, esatto. Manlio scrive: molto mediatica la questione Hart, se viene sono contento, ma il fatto che Padelli sia un paracarro non fa diventare l'inglese un fuoriclasse. Ecco, Padelli molto amato. Imponente presenza. Imponente presenza e buona tecnica di base, ma le sue cappelle le fai come? Una postilla, due partite in cui mi diverto, Milan e Bologna, 4 ore di adrenalina e passione, così mi piace. Ecco, beh, certo, davvero il povero Granata voleva questo, dopo alcuni anni insomma di gioco, di partite molto tattiche, commentò l'ultimo anno, il Torino magari giocava bene 20-30 minuti, poi c'era molto forse troppo possesso palla. Vado da Faiola perché voglio sentire poi da Mario come ha commentato Mihajlovic la partita e poi chiedo a Mario un'analisi. Mihajlovic ha detto: è già il mio Toro, ho visto spirito e cuore che mi piacciono, potevamo fare più di 5 gol, il Toro gioca per vincere, in due gare abbiamo fatto 15 tiri nello specchio e fatto 7 gol, abbiamo attaccanti e centrocampo di qualità, forse manca qualcosa in difesa, il Toro ha ancora molti margini di miglioramento, se recuperiamo tutti i giocatori, arriva qualche rinforzo e restiamo umili e ambiziosi, possiamo toglierci grandi soddisfazioni. Jaic sull'infortunio ha fatto una cazzata con quel tentativo di stoppare al volo. Così, virgola. Sì. Ha steso la gamba in maniera naturale e si è fatto male, sì. Invece su Maximovic dice: non voglio perdere tempo e parole per questa persona, non voglio più parlare di lui. È morto. Esatto, con lui ha chiuso. Su Belotti invece grande partita, generoso e freddo davanti alla porta. Se cambio rigorista, vediamo. Lui non deve avere paura di tirarli, ma il Toro ha bisogno di segnarli. Ecco, detto tra di noi, penso non li batta più, almeno se il prossimo è decisivo. Apparentemente ufficiale, Hart a Torino, adesso è fatta, c'è il via libera del Manchester City, quindi possiamo dire che diamo in anteprima ufficialmente la notizia, anche se non è ancora ufficiale, ma questo è il sito della Gazzetta e devo dire che, siccome il proprietario della Gazzetta è Caio, non credo che sbagli, insomma. Adesso possiamo anche dirlo, questa sera tu adesso lo dici. Me l'aveva detto Mario Cacciolato. Però io 4 giorni fa ti ho detto... Io pensavo abbiamo preso Perini, invece no. Ha avuto la forma, ha dato la notizia Mario. Qualcuno dice qualcosa, Poi mi ha detto lunedì, quindi è stato, lunedì, è stato un buon profeta. E io ho detto speriamo di darla in diretta la notizia, insomma. Ti volevo dire che il modulo che fa fare il 4-3-3 dà l'opportunità a due giocatori come Baselli e Benassi. Se avete visto, noi non abbiamo. Avete visto il gol che ha fatto Baselli? È un gol che viene fatto proprio per il sistema di gioco. Questi due giocatori non sono dei bestioni, sono molto grissini, no? Nel senso che manca la struttura, però hanno una grande qualità tecnica. Speriamo che Baselli, che ha fatto 2 gol nelle due partite quest'anno, ma che ha iniziato segnando anche lo scorso campionato, stavolta continuerà. Certo, nell'occasione del gol di Baselli, bravo anche Boyer, molto altruista, forse troppo per essere un attaccante. Vabbè, comunque ieri ha giocato bene, poi speriamo che, non essendo un attaccante che troverà meno spazio degli altri, perché è evidente, speriamo che non si bruci, che piano piano possa crescere. Mano a sinistra, bene Molinaro, però Molinaro non è più giovanissimo, ha questo dubbio problemi fisici. Barreca è un altro che evidentemente nel campionato non ha entusiasmato senza Mihajlovic. A te manca ancora un tassello a sinistra, paesi tranquilli? Non farebbe male assolutamente. Bisogna ammettere che quella zona lì è una zona abbastanza complessa. Molinaro ce la mette tutta. Corre, arriva, crossa, parte, difende, cioè è encomiabile, quindi non possiamo assolutamente denigrare uno come Molinaro, però gli anni ci sono e quindi secondo me sarebbe necessario. Anche perché il gioco di Mihajlovic è un gioco molto dispendioso, sono sempre in attacco, tutta la squadra è costantemente protesa verso essere nell'area avversa e questo è stupendo, come diceva prima l'amico da casa. Due partite di adrenalina e di divertimento. Però c'è un po' di impianto, perché con una squadra così vuotata all'attacco, un allenatore che dal primo giorno ha capito bene
l'ambiente in cui è arrivato, ricordiamo Mihajlović è uno che a 21 anni vinceva la Coppa dei Campioni con la Stella Rossa, è stato nella storia del calcio mondiale il più grande specialista su punizioni, ha giocato in grandissime squadre con grandissimi campioni anche dalla grande scomoda personalità, è un uomo di valore assoluto a livello calcistico. Certo, anche, umano, con un paio di tasselli davvero si potrebbe andare in Europa League, no? Sappiamo che il presidente Cario in questi giorni si è dovuto dedicare a RCS, che è una montagna di debiti, lui sta sistemando tutti i conti, non esce un centesimo senza che lui sappia perché esca. I primi 100 giorni in un'azienda così sono fondamentali, però basterebbe, perché sono ancora 2 giorni, davvero poco perché la squadra possa davvero lottare per l'Europa League. Sì, ma allora, attenzione, 2 anni fa, secondo me, il campionato migliore del Toro di Ventura, la stagione migliore, è stata fatta nel 2014-2015, un campionato bellissimo, una rimonta stupenda, il cammino in Europa League, quando tutti, io compreso, davamo 2 lire a quella squadra, perché era stata un po' smantellata. Vero. Quindi non è detto che questa squadra, che sembra un po', diciamo, indebolita in molti settori rispetto allo scorso anno, non è detto che poi non lotti per l'Europa League. Poi c'è il regalo di Natale, dai! Sì. Però sicuramente se ora l'Europa League, la lotta per l'Europa League è un'ipotesi, sicuramente con, non dico i 4 acquisti nei ruoli che abbiamo detto, ma anche solo 2 di quei 4 ruoli, sì, un po' scoperti, sicuramente la lotta per andare in Europa League era una certezza. Ecco, punto. Poi credo che Zappacosta chiederà di andare via al Sassuolo, perché Zappacosta, dopo aver fatto la riserva di Bruno Pes, non penso voglia fare la riserva di De Silvestri. Poi De Silvestri ne parliamo bene, ha già parlato bene Osanna, però De Silvestri è venuto un po' qui come sostituto di Bruno Pes, come pupillo di Mihajlović, aveva una grande responsabilità, ha fatto 2 assist e gioca davvero con grande agonia. È un grande atleta, nel 99 vinse il trofeo Topolino, quindi è un grande atleta ed è anche un giocatore. No, è vero, il trofeo Topolino di sci di fondo è una cosa molto. No, dal punto di vista competitivo bisogna essere grandi atleti. A dimostrazione, lo so che fa ride, ma è così, a dimostrazione grandi doti atletiche e anche direi tattiche di De Silvestri. Però bisogna essere, anche essere molto sinceri. Allora, Zappacosta voleva stare al Torino. Zappacosta voleva stare a Torino, però Sinisa ha detto che non lo vede nel suo. Deve fare l'alternativa di Silvestri, Zappacosta giustamente. No, ma è lui che dice questo non lo accetta. Allora a un certo punto lo devono vendere per forza. Beh, perché se, ha ragione a quel punto di vista. Quindi bisogna prendere un'alternativa di Silvestri, a meno che non lo possa fare Ossettini. È una settimana che tutti i santi giorni, questo te lo garantisco, che tutti i santi giorni Cairo, l'allenatore e Petracchi si trovano per decidere se riescono in al telefono momento. Perché Caio è stato a Milano e a Roma sono anche andati loro a Milano. Adesso non voglio scavalcare Mario nei contatti, sì, però posso confermare perché il papà di un mio caro amico lavora alla Rizzoli e mi aveva confermato un paio di settimane fa che c'era stato un colloquio telefonico tra Cairo Mihajlović, parlando del portiere, che Sinisa non era appunto molto entusiasta, sì, di Padelli, però questo conferma che anche se qualche soldo in più sicuramente Cairo poteva spenderlo, quantomeno, come dice Mario, del direttore sportivo, i contatti ci sono. Teoria è Mihajlović che conosce. Ho anche chiesto che tipo di rapporto c'è tra l'allenatore e il direttore sportivo. Mi hanno riferito che è ottimo. Ottimo, anche se è giusto spiegarlo. Senti Mario, ma ti volevo chiedere una cosa. Scusa una cosa, ma Obama è dispiaciuto di lasciare la Casa Bianca? Sì. Ci hai parlato con lui? No. Allora, giustamente c'è un ottimo rapporto tra Petracchi e Mihajlović. È ovvio che ci sono 2 esigenze nel Torino, i giocatori pronti come Hart, come De Silvestri, come Iliaic, che vuole Mihajlović, e i giocatori, le cosiddette plusvalenze, che il Torino deve acquistare per avere un futuro, e quindi va Gustafsson, Ljukic, che cresceranno, ma che ovviamente il Torino ha acquistato per il futuro e non per il presente. E mi fa ampi cenni Paloma, e quando Paloma mi chiede la parola io sono obbligato a dargliela. Grazie. Rugoglio Granata torna tra qualche istante, rimanete con noi. Bentornati a Orgoglio Granata, insomma, in questa serata in cui celebriamo il 5-1 sul Bologna, celebriamo il Torino, Mario, celebriamo ovviamente il Torino col miglior attacco, 7° posto, quindi a un passo dalla zona Europa League, ma soprattutto un Toro che sembra scatenato, soprattutto nella fase offensiva, forse manca qualche tassello, ma è arrivato il portiere, possiamo dire che Hart, il portiere nazionale inglese,
e per 6 anni al City, è il portiere del Torino per questa stagione, quindi anche un grande profilo internazionale, una serata particolare in cui dopo tanto caldo piove anche copiosamente su Torino, e una serata in cui cerchiamo anche di capire se arriva il regista, se può essere Valdifiori o altro nome, Emiliano. Allora io ho ipotizzato il profeta Hernanes come alternativa nel caso ragazzi Valdifiori, anche se lì è un trequartista e non un regista. Tu so che hai un altro nome, allora so che tu ti esponi, dici le cose chiaramente come Sisa Mialovic, allora Dai. Come ha già detto l'agente di Valdifiori in queste ultime ore, non è sicuro, anzi è quasi escluso l'arrivo di Valdifiori a Torino, che a questo punto potrebbe andare a Cagliari. Il nome che si fa in queste ultime ore in arrivo a Torino come regista potrebbe essere una vecchia conoscenza del campionato italiano, dell'Ester, in prestito dall'Ester, potrebbe essere Hiller, ex Udinese Napoli, che è ai margini dell'Ester, pur avendo vinto la Premier League l'anno scorso da comprimario. Ci sono buone possibilità che il Toro potesse nelle prossime ore fiondarsi sul prestito di Hiller e così soddisfare in parte le richieste di Sinisa Mihajlovic, che ha richiesto a sprombattuto un regista lì in mezzo. Se uno rifiuta il Toro per andare a giocare al Cagliari, insomma, meriti, non so, Valdifiori dopo la luna anche per il Torino. Valdifiori sarebbe titolare con grandi giocare titolare al Toro, giocare al Cagliari in questo periodo, cioè se uno sceglie il Cagliari, non lo so, mi lascia che non conosciamo. Pura classe. Allora, non abbiamo capito, ma abbiamo dedotto che il prossimo penalty non lo batterà Belotti. Speriamo possa tornare contro l'Atalanta, già in campo Jaric, eventualmente c'è anche Bovo che calcia vecchio, Baselli che cambia tecnica. Anche Baselli. Belotti, come ha commentato, Belotti che si è portato a casa il pallone dopo la sfida contro il Bologna, perché ha fatto 3 gol, prima tripletta da quando gioca professionista, e ovviamente speriamo fascini d'Italia mondiali. Tra poco parliamo anche degli impegni dell'Italia di Ventura. Cosa ha detto Belotti fino a partita Sky? Belotti ha detto: purtroppo ho sbagliato 2 rigori in 2 partite, mi dispiace per me e per i miei compagni, penso però di aver compensato con la tripletta che ho messo a segno oggi. I portieri hanno capito la mia rincorsa e come li tiro, ormai li intuiscono, dovrò cambiare. Mihajlovic a fine partita mi ha dato una pacca sulla spalla. Prego Ale. Ma cosa dire, ripeto, io ho già detto Belotti ha molto coraggio, però non batterà lui il prossimo penalty, credo. Anche perché in campo, adesso perché mentalmente sei condizionato. Sì, cioè, no è vero. Se gli Jaric in campo sicuramente non li tirerà lui, poi bisogna capire se non c'è, perché altri rigoristi non lo so. Bovo c'è un tiro, non li tirerà lui, no, non credo. Ecco, mi sembra abbastanza evidente. È quel balletto che fa prima, sembra un po' un Nurajev. No, volevo tornare a Maksimovic. Io Maksimovic, per me, dargli un consiglio, visto che poi vada a giocare dove vuole, però siccome è serbo come Mihajlovic, sono entrambi dal mente del calcio, prima o poi se lo ribecca Mihajlovic, è meglio che incominci a cercare di farlo calmare, perché mi sembra che Sinisa se lo becca. È vero che Maksimovic è grosso, ma Sinisa se lo becca prima o poi qualcosa glielo dice, tra virgolette. Vabbè, chi vivrà vedrà. Una scena, un siparietto Maksimovic Mihajlovic comunque sarebbe veramente secondo me Sinisa mena di più comunque detto da io, però si può dire che il comportamento di Maksimovic è banditesco. Stato, banditesco. Ma tu vuoi andare via ancora? Assolutamente sì, è un comportamento scandaloso. Sei convocato e te ne stai a casa tua, anche perché adesso andrà al Napoli e per 2 settimane che non si allena. E oltretutto il Torino avrebbe potuto, se avesse usato le maniere forti, punirlo, denunciarlo alla FIFA, farlo squalificare o tenerlo a marcire in panchina. È ovvio che i 28 milioni fanno piedi, comodo, Caio, e quindi cercherà di far buon viso a cattivo gioco. Io credo che Caio sapesse di aver promesso a Maksimovic, ricordiamo l'anno scorso il Napoli offrì 18 milioni ma il mercato stava chiudendo, il Torino non poteva sostituirlo. So che Caio ha promesso a Maksimovic la possibilità di venderlo quest'anno.
Certo che Semiallo ci ha parlato, come ha detto lui, da sagbo a sagbo, quindi molto più che da uomo a uomo, e gli aveva garantito Nicola che non c'erano problemi, evidentemente ha ragione Mialovic a essere incavolato, o almeno glielo dici, non fai questo gesto, perché adesso oltretutto il Torino, Alessandro, è una situazione difficile, perché manca due giorni, tutte lo sanno che il Torino non può tenersi Nicola Maximovic in casa e deve venderlo, quindi adesso le quotazioni negli ultimi due giorni stanno un po' ribasso. Come si vuol dire, siamo in un cul-de-sac, poi vediamo come ne usciamo. No, comunque effettivamente hai ragione, cioè secondo me è da analizzare bene le motivazioni sia da una parte che dall'altra, perché è un gesto talmente inconsulto e talmente folle che magari è anche motivato da questioni sinceramente, da una parte e dall'altra. Mi auguro che in mezzo sarei più dalla parte di Maximovic. Ricordate un aneddoto. Perché no? Perché comunque. No, così iniziamo meglio, sì. No? Scusate, fammi raccontare. Perché ricorderete le difficoltà per far firmare il contratto agli Ajic. Il portatore di Ajic è lo stesso di Maximovic, tale Ramadani, che voleva mettere, poi non so se alla fine l'ha fatto, nella clausola, nel contratto di Ajic, la clausola recessoria. Torno a 13 milioni, insomma, che se gli Ajic potesse essere venduto la prossima stagione, se quest'anno facesse un grande campionato, perché non voleva fare come Maximovic, che in realtà Ramadani voleva già vendere l'anno scorso, il Torino invece non ha liberato. Ripeto, se non ci fosse Mialovic in mezzo, io direi, ragazzi, a Maximovic è stato promesso a chiare lettere l'anno scorso la cessione, quindi ci sta che si arrabbi. Però il punto è che la variabile Mialovic non è di poco conto, perché se lui parla con il giocatore e sembra che possa rimanere, è evidente che Maximovic si è sbilanciato con Sinisa e poi non ha mantenuto la parola data. Poi, per carità, io il giocatore lo capisco, perché evidentemente dentro di sé voleva proprio andare via, però se l'allenatore è così arrabbiato, un motivo c'è. Anche un'altra cosa c'è. Ti chiedo, Emiliano, in effetti il Torino l'anno scorso con Nicola Maximovic infortunato gli ha praticamente raddoppiato l'ingaggio da 400.000 a 200.000, forse il Napoli gli ha offerto 2 milioni, è ovvio che gioca in Champions League, è ovvio che il giocatore faccia questi discorsi, ma c'è modo e modo, puoi parlarne con la società, non certo andartene a casa tua, lasciare la squadra senza lasciare la squadra a San Siro con la difesa completamente. E abbiamo visto che difesa a San Siro con la difesa per non parlare anche della mancanza di rispetto che ha avuto nei confronti dei suoi stessi compagni e dei tifosi. Giusto. Ancora prima che della società, che nonostante avesse eventualmente fatto qualche promessa, tu sei un professionista. Professionista vuol dire che ti devi presentare agli allenamenti, sudare, fare il tuo posto, essere convocato, partecipare come tutti agli allenamenti e alle partite, dopodiché gli agenti e l'entourage valuteranno e faranno il proprio lavoro in sede di mercato, ma per rispetto del contratto che hai firmato, e quando l'hai firmato raddoppiando l'ingaggio non avevi una pistola puntata alla testa, ma eri ben contento di rimanere e devi avere rispetto della gente. Domanda maliziosa e la faccio a Armando Iani. Oh, proprio quello. C'è che avevo bisogno. Qualche tifoso, ho detto sotto punto it, dice che in realtà il Torino aspetta l'ultimo giorno per vendere Maximovic. Così Caio può dire, ma l'abbiamo venduto l'ultimo giorno, non ha avuto il tempo di investire quei soldi. È un'ipotesi troppo maliziosa secondo te? Allora, ormai Maximovic da una parte è morto, come dice il nostro allenatore, dall'altra è separato in casa perché ha fatto delle scelte, quindi penso che nessuno possa dire che Maximovic improvvisamente è stato ceduto l'ultimo giorno di mercato, perché si sa che in ogni caso o lo tieni e lo metti in panchina e butti via 15-20 quei milioni che saranno, o se no deve assolutamente andare via. Quindi se con Cerci è stato fatto un'operazione simile e se poi si è preso il pro De Mauri, sicuramente con Maximovic non si può dire quello. A proposito di Alessio Cerci, mi dai un assist? Perché la strana coppia, anche le mogli sono molto amiche, Cerci Immobile potrebbero da mercoledì tornare insieme nella Lazio. È un po' clamoroso perché Cerci è un lupacchiotto cresciuto nella Roma, però ci sarebbe la possibilità davvero di vederli nella Lazio e chissà, magari Ventura potrebbe pensare anche di portarli in nazionale. Certi amori fanno dei giri immensi e poi le mogli amiche. Ecco, però l'Italia di Ventura, facciamo anche un rapido cenno.
debutta con la Francia il primo settembre, non a Torino ma a Bari, che è la città della moglie di Ventura, dove forse abita anche Ventura, non so, facci suoi, ma poi c'è questa sfida già Israele. Ad Anfa il 5 settembre con Israele, in un girone in cui c'è anche la Spagna, passa soltanto la prima e la migliore di 10 secondi, insomma c'è davvero il rischio che l'Italia si aggiorni con la Spagna e far evitare i playoff. Insomma, certo un girone non facile per l'Italia di Ventura, calcolando che ci sono due vincitrici degli ultimi tre mondiali, Italia e Spagna. È un girone difficile, il punto focale è che per la prima volta dal 98, secondo me, l'Italia rischia di dover fare, ed è la prima volta, perché poi bene o male negli ultimi quattro mondiali le qualificazioni erano abbordabili. Sì. Ventura, il rischio grosso che corre è che se partisse male, col fatto che mediaticamente è abbastanza debole in Italia, fuori da Torino, e con la pressione del fantasma di Conte rischierebbe di passare appunto momenti di forte pressione che non è abituato a sopportare. Speriamo che ciò non accada. Da poco Leo Cassini, paragone con Conte è inevitabile. Tutti, ma è il momento nuovamente sentire Paloma, qui stasera facciamo tanti complimenti. Funziona così, a quella puntata tanti complimenti, la seconda puntata no, è vero, no, scherzo. Sto scherzando, vai. Non cambiate canale, torniamo tra qualche istante. Bentornati a Gol di Granata, seconda puntata stagionale, tocca il migliore attacco e uno dei migliori portieri del mondo, speriamo, Joe Hart, portiere nazionale inglese ufficiale, e quindi tanti detrattori di Padelli saranno contenti, i Chazzo ormai verso il Bari di Stellone, se dico bene, e quindi insomma capiremo se Gomis resterà, se Padelli chiederà di andare via, il mercato chiude tra 48 ore e ci sono ancora tanti casi aperti in casa Granata. Volevo andare da Osanna per chiedere, insomma, sappiamo quanto le donne saranno disperate dalla cessione di Padelli, però mi sembra sinceramente Padelli, facendo un mini bilancio, non mi sembra che abbia, a parte lo svaglione di piede con l'Empoli, non ha fatto brutte annate al Torino. Che cosa gli si imputa secondo te a Padelli? La cosa che io percepisco, e penso di non essere la sola, e che non dà certezza, sicurezza alla difesa, cioè comunque anche tra noi tifosi c'è un attimino sempre di apprensione quando la palla arriva a lui. Poi sai, è ovvio che se un portiere non para 9 su 10 si dà colpa a lui e magari non è colpa sua, non lo so. Joe, ti piace, ragazzo, che so che piace molto alle tifose? Io ti dico, non è male. No. Speriamo che pari. Cioè, diventate una succursale del più bello d'Europa. Vabbè, vado invece a vedere, andiamo sempre nella zona Paloma per sentire la classifica, perché la classifica sarebbe stata ancora più bella se fosse entrato quel penalty di Belotti a San Siro, ma vittoria pesante perché il Torino sale molto. Sì, allora questa è la classifica. Juve, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, 6 punti. Roma-Napoli, 4. Torino, Chievo, Lazio, Fiorentina, Milan, Udinese, Bologna, 3. Pescara-Palermo, Inter-Cagliari, 1. Atalanta-Crotone, Empoli, 0. Poi, se non sbaglio, terza giornata, ci sono Juve, Sassuolo e Genoa-Sampdoria, quindi quei 4 si scontrano tra di loro, quindi il Torino potrebbe... Ci siamo in zona scudetto. Vabbè, oggi è settimo, diciamo che... Andando a Bergamo, anzi magari se aiuti Paloma a vedere i prossimi turni, perché il Torino ha iniziato molto bene lo scorso anno, quest'anno è iniziato con una sconfitta, ma il Toro visto ieri induce a grandissimo ottimismo. Sì, allora questi sono i prossimi turni. Domenica 4 settembre, Serie A ferma per nazionali. Domenica 11 settembre, Atalanta-Torino. Domenica 18 settembre, Torino-Empoli. Mercoledì 21 settembre, Pescara-Torino. Domenica 25 settembre, Torino-Roma. Mercoledì Pescara-Torino. Ecco, partita con la Pescara di mercoledì, anzi c'è uno strano gioco del destino, per cui poi il Torino giocherà in casa, per cui il 18, 25 settembre, il 2 ottobre, tre domeniche di fila, il Torino Stadio Olimpico, Grande Torino, avversari non facili. Prego. Non tre domeniche perché uno è un mercoledì.
No, mercoledì a Pescara, no, mercoledì a Pescara, quindi sono tre domeniche di fila a Torino, quindi non prendete gli impegni per questo, per questo periodo, perché insomma c'è da andare a sostenere, a sostenere il tour. Certo Alessandro, adesso facciamo, l'anno scorso di questi tempi parlavamo di zona Champions League con 13 punti. Io non ce l'ho ancora, quindi, però so che tu parlavi di zona Champions. Beh, era in zona Champions. Vabbè, ok, allora anche adesso siamo in zona Europa League. Settimo manca, ecco, però vedendo la classifica, vedendo le prime due giornate, pensi che il Torino, prendendo i tasselli giusti nelle ultime partite, possa davvero lottare quantomeno per l'Europa League? Allora, anche senza prendere i tasselli giusti, con un po' di fortuna, lottare sicuramente. Con i tasselli giusti ha maggior ragione, ma la lotta, se significa, se per lotta intendiamo essere fino ad aprile in corsa per il sesto posto, credo che non ci siano problemi, se non ci sono particolari infortuni o crisi come lo scorso anno che poi inficiano anche l'armonia dell'ambiente. Vado da Miriana, perché c'è un'iniziativa, domenica non c'è campionato, abbiamo sentito, ma c'è un'importante iniziativa benefica. Sì, ciao a tutti, sono Miriana e Miriana, insieme... molto conosciuto ovviamente di Accoglie Canata. Sì, tempo fa, venivo tempo fa però. E insieme ad Afriora stiamo organizzando questa partita di beneficenza per raccogliere dei fondi per i terremotati di Amatrice. E si giocherà a calcio, ci saranno 4 squadre, partecipate numerosi, si giocherà in Corso Appio Claudio 106 alle 11. Ecco, alle 11 domenica diamo l'appuntamento. Alle 11. Partita benefica, quindi tutti l'introito sarà devoluto. Sì. Ecco, e chi gioca però? Siete... Gente comune. Gente tutti comune, i partecipanti. Giocare anche voi? No, noi non c'è un bella gara, Afriora, sei microfonato, dimmi. Volevo chiedere l'ingresso, che tutti devono pagare 5 euro, sì. E poi tramite bonifico manderemo... Sì, tutto benefico ovviamente, esatto, 5 euro. Domenica mattina alle 11. E vorrei ringraziare Antonio, ecco, Fiore, che è il presidente del campo sportivo. Ecco, vuole dire qualcosa? C'è un appello, insomma. Nelle iniziative così, piacciono tante, speriamo che vada bene. Speriamo. Ecco, allora domenica alle 11, grazie veramente, dobbiamo chiudere un po' prima perché ci sono avverse condizioni climatiche, credo non solo sui studi di geografia, piovendo, sta scaricando tutto il caldo di queste settimane grandi, ne piovono, insomma, comunque sta piovendo forte. Alla fine di questo blocco forse dobbiamo salutare Simonetta Agostino, la faccio intervenire per questo finale. Cosa ne pensi del Torino Europa League e sulla cosa ti aspetti a questo calcio mercato? Allora, piedi ben piantati per terra, testa bassa, c'è da lavorare, ci sono dei reparti da sistemare, però c'è la grinta, c'è il cuore, quest'anno lo vedo molto di più e speriamo che si continui così, però andiamoci piano, il campionato è appena cominciato. Agostino, quest'estate tante amichevoli internazionali, prossimo anno le partite internazionali non saranno più amichevoli, saranno la famiglia. In questo momento sono un po' confuso. Mi aspettavo questa condizione climatica. Ecco, vabbè, sta piovendo, dai, pazienza. È impraticabile di parola. Come sempre sul bagnato. Ecco, va bene. Allora vado ad Alessandro, insomma, è un ottimismo. È impraticabilità di parola. Con l'arrivo dell'inglese. Ho i tanti gol, allora non capirà sempre di giocare. Sinceramente contro adesso come sono pessimista per la mia macchina parcheggiata fuori, okay, che non è, cioè, non chi è non nemmeno segue, mia, dice, ma di mia mamma, che quindi è. Però vabbè. No, allora, la domanda sull'ottimismo. La ragione oppure l'ottimismo perché hai affrontato una squadra allo sbando come il Bologna? No, il Bologna secondo me non era allo sbando, e se ieri è sembrato allo sbando perché ha trovato un ottimo Torino. Su questo sono d'accordo. Emiliano, insomma, la sfida con l'Atalanta, l'Atalanta di Gasperini, quindi è un motivo in più per cercare di vincere, un'Atalanta molto rinnovata, certo non ha una grandissima difesa, la squadra bergamasca ne ha preso di 6 in 2 partite, il primo migliore attacco, però 2 settimane sono lunghe e può succedere tanto. Sì. Una partita da dentro fuori per l'Atalanta, perché ha 0 punti, e si aspettavano molto di più da Gasperini, qualcuno lo voleva sulla panchina del Torino, fortunatamente non è arrivato. Sicuramente una partita molto importante, queste 2 settimane di pausa permetteranno agli infortunati, che al Toro, perché ha tanti infortunati purtroppo, di recuperare per bene nonostante la pausa delle nazionali, e permetterà al mister Mihajlovic di far assimilare il suo credo, e io credo, scusate il gioco, ecco, di parole, che a Bergamo il Toro confermerà l'ottima prova fatta ieri sera al Grande Torino. Dobbiamo praticamente chiudere per questa puntata, un po' più corta per appunto le diverse condizioni atmosferiche, ma
Ovviamente ci siamo stati in queste puntate di agosto, abbiamo voluto iniziare la stagione quando è iniziato il campionato, ci saremo anche lunedì prossimo, nonostante la sosta nazionale, avremo un quadro definito del mercato, ci siamo come sapete tutti lunedì alle 20:45 perché ci fa piacere stare in vostra compagnia e speriamo la cosa sia reciproca, ci sarà anche qualche sorpresa, qualcuna l'abbiamo già svelata questa sera, ma ci vediamo, ringrazio tutti quelli che hanno partecipato a questa trasmissione, a questa puntata, ci vediamo lunedì 20:45, la puntata è anche su YouTube nei prossimi giorni, non perdete la pagina Facebook di Orgoglio Granata, sempre grandissime novità e anticipazioni, grazie per averci seguito, buona settimana a tutti.